con burocrazia e altri organismi naturali molto, molto aggressivi. In questo momento di crisi Covid cosa si può fare per l'agricoltura? Ci sono dei provvedimenti particolari che si possono prendere? Contributi a fondo perduto. Bravo. Non debiti. Ecco. Ci sono dal vino, al grano, all'orto, alla carne, al latte, contributi a fondo perduto. Altrimenti le aziende saltano. Soprattutto appunto per quelle aziende che hanno subito di più la crisi, perché la crisi non ha colpito in modo orizzontale ma ha colpito a settori, quindi pensiamo all'agriturismo, pensiamo al settore florovivaistico, al vitivinicolo, cioè sono a gradi differenziati, però chiaramente serve questo, o c'è un'iniezione forte di liquidità, ma non appunto per appesantire le aziende, o diversamente tante aziende sale. Scusi, lei è che purtroppo non la conosco. Presidente Coldiretti Toscano. Presidente regionale di Coldiretti. Fabrizio Filippi, che andava a scuola con sì, lui. Infatti, però... questo ho fatto la domanda io, perché conosco bene lei. Luca Filippi. Questi, siamo quasi uomini. Questi rapporti torbidi. Siamo di accesso. Posso dire invece a Salvini una cosa sulla politica? Ieri prego. Sera Viareggio ha detto che se vincesse in Toscana la Lega o comunque il centrodestra cadrebbe anche il governo. Ma l'auspicio è che cada prima, che non si aspetti settembre. Quindi... Però è una cosa che diceva e che ha utilizzato come strategia di comunicazione anche con l'Emilia, non crede che possa ritorcersi? Però siete stanchi, cioè questo Conte, lei è Susanna e siamo in Toscana, in Emilia c'era Lucia ed eravamo in Emilia, qua siamo a Livorno e là eravamo a Ferrara, sono due donne diverse, due storie diverse, due regioni diverse. No, ombra sì, adesso me la godo l'ombra, poi per il resto la Toscana la governa lei, quindi io fortunatamente non si voterà solo in Toscana ma nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria, in Veneto, in Valle d'Aosta, quindi sarò a fare ombra in giro per mezza Italia. La partita è in mano loro, dei toscani, c'è una bella squadra di sindaci qua, ripeto, a differenza dell'Emilia, la Lega e il centrodestra governano Siena, Grosseto, Arezzo, Pistoia, Piombino, Cascina, Pisa. Ci sono meno di 90 giorni alle elezioni, quante volte tornerai in Toscana? 82. Più possibile. No. Gli ha strappato le vacanze al mare, dai. Siamo in trattativa per tradire la Romagna con la Toscana quest'anno. Vabbè, no, scherzi a parte, qua c'è, a differenza di quello che purtroppo non avevamo in Emilia, una squadra di sindaci, di amministratori locali che sono di massimo rispetto, e Susanna ha fatto il sindaco. Rispetto a Gianni, che è nuovo in politica. No, lo sai da il suo slogan di Gianni? Anni, il sindaco dei sindaci, non ha mai fatto il sindaco. Però ripeto, sono storie diverse, poi sceglieranno i toscani. Però 5 anni fa era una partita persa in partenza perché c'era il centrodestra diviso e la sinistra unita, compatta, renziana e vincente. Dopo 5 anni c'è il centrodestra unito e la sinistra un po' meno compatta, un po' meno renziana, un po' meno vincente. Anche la Lega nei sondaggi però non va più bene come alle europee dell'anno scorso. Siamo solo al 27%, a 8 punti dal PD. Me ne farò una ragione. Mi accontenterò di questa triste fine. Una domanda, scusate, qui è una zona... Molto sui contenuti, molto poco politica, molto... Sì, ma d'estate questo fatto non si è mai fatto, d'estate? Innanzitutto aspettiamo che il governo ci dica quando si vota, perché siamo ancora qua in sospeso, non si sa, perché vota la Toscana, ma vota Viareggio, vota Arezzo e votano altri comuni. E poi noi non abbiamo paura dei 40 gradi all'ombra, quindi ieri... In 2 giorni, anzi in 24 ore, personalmente ho incontrato Viareggio, Lucca, Pisa, Livorno e adesso vado a Grosseto. Quindi a Firenze, anche per motivi affettivi, ci sono abbastanza stabilmente, quindi la regione è coperta. Qui questa è una zona che dal punto di vista agricolo esprime delle eccellenze che sono il vino e l'olio. Vedo qui ci sono i vertici di Coldiretti, sia Toscana che Livorno. Le richieste specifiche per questo settore? Ci sono delle idee specifiche per questo? Ci sono noi si richiede dei contributi concreti, veri, a fondo perduto, la possibilità di far vivere le nostre aziende, di farle andare avanti, di farle proseguire, incrementare e creare lavoro, la possibilità di dare lavoro, che è un'altra delle
cose che abbiamo manifestato, perché noi abbiamo bisogno di far lavorare persone, abbiamo bisogno dei voucher, abbiamo bisogno di un'agricoltura che possa produrre. Per l'agriturismo mi limito a dire che gli agriturismi non ce la fanno a pagare per conto dello status il bonus vacanze, questo non ce la facciamo, non che non lo vogliamo fare, non ce la facciamo proprio, perché se noi dobbiamo pagare in nome e per conto dello Stato l'80% del buono vacanze e poi scalarlo forse il prossimo anno, non siamo in grado, quindi non ci riusciamo, perché abbiamo da un punto di vista finanziario una situazione che è estremamente drammatica. Quindi chiediamo degli interventi, ma li chiediamo concreti e urgenti, urgentemente chiediamo aiuto allo Stato, e lo Stato credo ci debba aiutare, perché noi stiamo facendo tanto per l'Italia, tanto per il nostro paese e tanto per, anche per il lavoro. Se posso aggiungere una cosa a nome loro, ci sono diversi agricoltori, penso al settore della verdura, degli orti, strangolati fra il pressing della CGIL e il pressing della grande distribuzione. E quindi c'è l'agricoltore che deve sottostare al ribasso dei prezzi imposti dalla grande distribuzione e alle cause di lavoro intentate dalla CGIL. Salvini, mi scusi, siamo in diretta con il Saga dalla 7. Prego. Volevo sapere se avevate avuto convocazione a Palazzo Chigi per l'incontro sui post stati generali. No. In cosa si concretizzerà però il vostro atteggiamento costruttivo? Perché diciamo, l'ultima esperienza parlamentare racconta di un ostruzionismo sul decreto scuola, quello degli esami di maturità portato avanti dalla Lega, ad esempio. Non so, avete in mente un voto favorevole al pacchetto di aiuti europei, MES compreso? Cioè, in che cosa l'opposizione costruttiva troverà una forma? Ma in questo momento noi stiamo discutendo in commissione bilancio alla Camera, se le vostre telecamere entreranno in commissione farete un buon servizio, centinaia di proposte della Lega e del centrodestra sul rinvio delle scadenze fiscali IVA e IRPEF di luglio, sul rinvio dell'abbassamento della possibilità di pagare in contanti, sulla moratoria IMU, sull'azzeramento del codice degli appalti, sul sostegno a fondo per tutto all'agricoltura e al turismo, sul sostegno al settore auto, emendamenti accolti fino ad ora, zero. Zero. Quindi è chiaro che se vai alla 7 e dici dai ascoltiamo Salvini e le opposizioni, poi pubblicità, vai in aula, e bocci tutte le proposte che arrivano da Salvini dell'opposizione, io per carità, se mi chiamano a Palazzo Chigi ci torno a riportare le stesse proposte che quelle che gli agricoltori hanno appena espresso, meno burocrazia e meno tasse. Ma ad esempio sul MES, sui soldi della sanità, lei voterebbe ad esempio? No, il MES è un rischio, a meno che non mi cancellino gli articoli 13 e 14 del trattato istitutivo del MES, che impone delle condizioni pericolose per l'Italia per la restituzione di questo prestito. E io vedo quello che credo e credo a quello che vedo, mi cancellano gli articoli che mettono delle condizioni capestro sulla testa delle nostre imprese e dei nostri figli, è un conto. Se invece io devo restituire alle condizioni imposte da Bruxelles o da Berlino dei soldi degli italiani, non vedo perché. Senta, Caldoro in campagna è il migliore dei nomi possibili? Sì, mi ha appena mandato un messaggio ringraziandomi per la fiducia. Lei non ha ceduto un po' agli alleati sulle regionali? Si sente soddisfatto di quello che ha ottenuto in termini di candidature? Assolutamente sì, anche perché andare come Lega al governo di regioni dove non eravamo neanche presenti, penso alla Puglia, penso alla Campania, e esprimere come Lega candidati sindaci in città importanti come Reggio Calabria, Nuoro, Macerata, Chieti, Avezzano, Andria, Corato, è qualcosa fino a qualche tempo fa assolutamente inimmaginabile, quindi contiamo di essere all'altezza. Il mondo agricolo esprimerà delle candidature in Toscana? Mi piacerebbe però. Le avete discusso? No, oggi abbiamo discusso molto più banalmente di latte, di olio, di vino, di grano, di carne. Anche le candidature sono concrete. Lei mi risponderà che è qui per parlare di lavoro, penso, ma teme che la campagna elettorale in Toscana possa essere scontare una sua personalizzazione un po' come è stata in Emilia? Candidato è lei. È meglio di me, ha fatto il sindaco a Cascina, che è un comune importante. Quanto verrà qui in Toscana? Quanto mi chiameranno gli imprenditori? Però si vota in Toscana e sarò presente giovedì e venerdì in Puglia, venerdì sempre a Termoli, in Molise, poi sarò ad Avezzano in Abruzzo, poi avrò tre appuntamenti marchigiani, poi sarò in Romagna, in Emilia e domenica a Milano dai miei bimbi. Però chi guiderà la Toscana, se i toscani vorranno, è lei, che è meglio di me, è più brava di me, più simpatica di me, più gradevole di me, e quindi lascio spazio a lei e ai toscani. Grazie. Pubblicità. Grazie. No,
In bocca al lupo.